Ciao a tutti, Stardew qui, ex, questo era che parla. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Elsword. Allora, il vostro bellissimo Xinco Stellar è di ritorno da una freschissima doccia. Infatti mi sento benissimo. Rifiuto. Chi è che si rifiuta, scusa? Dove sei che... Che cazzo? No. Allora, comunque, come al solito... No, non voglio. Come al solito c'è gente che parla. Come al solito c'è un po' di... Ogni volta che apro Elsword non mi ricordo più nulla e ovviamente ci sono delle nuove... Come cavolo si chiama? Delle nuove aggiunte. Allora, la prima aggiunta, le prime aggiunte riguardano il server europeo, quindi quello in cui sto giocando. Hanno aggiunto la Little Spectre e la Asura, che sono il terzo cambio classe di Ara. E stanno per aggiungere la Dark Knight, quindi aggiungeranno anche la Crimson Avenger, terza classe di Elesis. Mentre nel server principale, che è quello coreano, hanno aggiunto un nuovo personaggio che sarebbero due, cioè il primo personaggio duo di Elsword, ossia Lu e Ciel. E non solo, sono stato così tanto lontano da Elsword che hanno aggiunto anche il loro primo cambio classe e hanno rivelato le silhouette del secondo cambio classe. Mamma mia. Allora, perché mi dice skill? Perché non... Nulla. Io, come al solito, non mi ricordo nulla, come ho detto all'inizio. Questi sono ad equipaggiare, questo sì, dato che sono stato via tutto ciò che avevo prima, è stato un po'... sprecato molto meglio. Suona meglio. Li venderò dopo. Allora, dobbiamo andare al castello di robo minimo normale. E allora io dico, andiamo. No, che non abbiamo trovato nulla, quindi andiamo subito. Ah, comunque c'è sto qui Elsword 2296 che mi ha chiesto a che livello può diventare cavaliere. Gli ho risposto. Ah già, non so se ve ne siete accorti, ma ho un microfono nuovo e non solo, sto utilizzando Audacity finalmente. Ah già, come vi avevo detto nello scorso coso, hanno cambiato alcuni dungeon e quindi mi sono ritrovato un po' spaesato. Seriamente. Cioè, io ero... No! Ok. Via. Muorici. Mamma mia. È una ron... Muori. Va bene. Ah, non solo, hanno cambiato anche alcuni attacchi dei mostri. Oh, ce l'ho fatta. Qualcuno... Muori. Se non altro. Che idiota che sono, che idiota. Devo anche cambiare le skill. Allora, skill. Allora, geyser di fuoco qui. Questo qui. Quello me lo tengo. E il super fendente lo metto qui. Ok. Molto meglio. Dove credi di andare? Pensavi che mi facevo colpire, you motherfucker. Che bella cosa uccidere la gente mentre fai la capriola. Ah, comunque sì, stavo dicendo, ho cambiato microfono perché ho preso un headset per Natale. E per chi fosse interessato è un Jotec EX05 headset, se non mi sbaglio si chiama. L'ho letto adesso da Audacity che ho aperto qui alla mia destra, perché altrimenti non me lo sarei mai ricordato. Davvero pensavate che me lo sarei ricordato così? Poveri illusi. Ci vuoi morire? Mamma mia, mi sento iper nabbo. Non che sia al contrario, ma comunque almeno nei dungeon basilari fatemi sentire OP. E ti sbrighi a morire? Non ho fatto in tempo.
Ho qualche carta da usare io adesso che ci penso. Inventario, beni di consumo. No. Allora, attack! Ho sbagliato skill, tanto per cambiare. Oh, possibile che non mi ricordo com'è? Oppure non è che tipo... Sì, sono due colpi e poi dopo passa. Allora perché non ci riesco? Bam, bam. No! Allora. Ho sbagliato completamente. Allora muori. Non sei ancora mo... Che poi adesso che ci penso? Quando hanno aggiunto la Asura volevo... Cioè, quando hanno aggiunto la Little Specter mi sono fatto per l'ennesima volta un'ara dicendo... Questa la faccio diventare Asura, appunto. Mi caschi il mondo, ma io lo farò. Con la punta! Cosa sei, Mart? Che fai più danni con la punta? Mamma mia. Sto procedendo troppo lentamente. Più veloce, più veloce, Asura. Più veloce, più veloce, più veloce. Mamma mia, quanta vita ho perso. Dove siamo? Al boss. Bene. It's time to destroy. Time to tip the skills. Ah sì, comunque... ho imparato come tagliare i video. Cioè, come separare i video, quindi adesso mi sento Powa. Muori. Ah, non sei morto? Non ancora? Ah! Ti ostina a resistere? Allora. Ci vuoi morire sì o no? Bam. LOL! No! La mia combo perfetta! Tu, dannato Ellsworth! Dai, dai, riprenditi. Voglio finirti con la mia nuova skill! Missione compiuta. Era Kanz, giusto? Sì. Quindi mettiamoci qui al centro. Voglio questi però. Non è bastato nemmeno come riscaldamento. È arrivata un po' di posta. Probabilmente l'avrete sentito, però sì, è arrivata la posta. La controllerò dopo, non vi preoccupate. Fase di caricamento. Allora, termina subito. Sei riuscito a scacciare Lord Robo? Grazie davvero. I cittadini che hanno sofferto a causa della sua tirannia ti saranno grati per sempre. Sono ancora preoccupato. Lord Robo è fuggito con l'Elgrit. Ha sicuramente intenzione di proseguire i suoi esperimenti sui Nasod. E noi abbiamo scoperto che gli abitanti del villaggio sono stati rapiti e sono imprigionati nel castello di Robo. Tuttavia, il castello è decisamente ben sorvegliato. Questo significa che Berniot, il capitano della guardia del castello di Robo, porta con sé la chiave della prigione. Esatto. Ai miei tempi questo tizio era un mercenario come me. Non era meglio di me a combattere, ma era comunque molto bravo. Arrivò il momento in cui aveva in testa solo la carriera, atteggiamento, questo, che irritava non pochi i suoi compagni. Alla fine fu nominato capitano della guardia. Come dice Lennar, vietato sottovalutarlo. E se io voglio farlo? Vogliamo salvare gli abitanti del villaggio. Ci serve la chiave. Ce la prestereste? Quindi dobbiamo sì. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato e che mi sono ricordato adesso. Hanno aggiunto le cutscene quando finite un coso. Se andate sulla bacheca e se andate su... No. Chiudi. No, dov'era questa? Ecco, e andate qui su video. Potete vedere il video. E io adesso ve li faccio vedere, quindi faccio un po' di silenzio. Yeah.
Il bello di questo video è che le mutandine di Aisha si vedono. E sono bianche. Cioè, Kogu, what the fuck? Quello di Elder non l'ho visto nemmeno io, quindi... lo vedremo assieme. Wow, è più epico di quel che credevo. Comunque sì, quel vecchio è sto Lord Robo che stiamo cercando apposta. What the... opposta? Davvero? Sarà di Chari oppure cosa? No. È vero che c'è ancora... è ancora in corso il coso di... quindi... campanella chiara della volpe può essere utilizzato nello slot di scelta rapida se... quando viene utilizzato l'item, il pet è ancora in possesso del 50% di suoi MP, questi vengono consumati e la skill incoraggiamento viene attivata. E questo stessa cosa, mi sembra. Ma io... non mi è andato... ecco, questo. Clicca sul tasto destro per utilizzarlo. Tieni il pet Gumino. Per una fox. Per una volpe. Per una volpe. Personaggi con la volpe. Che sembra una volpe. Ce ne sono tanti, ma adesso non mi vengono. Andiamo ignorantemente. Questo invece cos'è? Cibo per il pet Gumino. Oh. Adesso siamo dei pirati. Yar. You are a pirate. Yar. Non la so la canzone, quindi dovrei stare zitto. Quindi mi dispiace Porzard, ma per questo episodio terremo la nostra ara per il semplice motivo che è evento e io voglio dimostrare più o meno tutti gli eventi che ci sono. Non ho controllato cosa fa. Allora, resistenza alla luce più 50, più possibilità di 1% possibilità di shock, attacco più 1%, attacco magico più 1%, colpo critico più 79, una comoda skill che permette al pet di raccogliere gli item e gli et groppati dai mostri. Eccola! Questa skill, ragazzi, io la voglio sul mio pet. Voglio tutti i pet che hanno questa skill perché è dannatamente bellissima. Dannatamente bellissima, what? Comunque, dobbiamo andare al castello di Robo minimo difficile. Quindi, andiamo al castello di Robo minimo difficile. Come al solito non abbiamo trovato nessuno, quindi andiamo. Che poi, non è strano il fatto che non trovo nessuno perché... è mezzogiorno da me, quindi da voi è l'una. E quindi credo che un po' di gente sia ancora a scuola. Oh, guardalo! Oh, prima o poi ce la faccio. Fammi le... posso tipo suicidarmi? Sì, va bene. Mi hai beccato, sei forte. E fammele ste combo, Ellsworth. Che cazzo sto facendo? Ah, è morto, bene. E bam! Agganciato. What the... dai, sbrigati. Mi raccomando, la prossima volta mettici un po' più di tempo, In fondo io non sto registrando un video, non devo andare anche un po' di fretta perché alle 2:30 devo essere fuori casa. Vabbè, e davanti a casa la fermata dell'autobus. Per andare a prendere mia sorella. Il problema è che qua prendono le cose troppo seriamente per ciò che riguarda non andare a prendere i cosi. Se tu dopo un tot di volte non vai a prendere tuo figlio, tua sorella a scuola, ti mandano gli assistenti sociali a casa e ti mandano in prigione perché non sei andata a prendere tua figlia. Cioè, sì, hanno ragione perché in fondo tua figlia deve andarla a prendere. Però
è tipo il massimo è 3 volte. Cioè, dopo queste 3 volte te devi... Cioè, a me è capitato una volta di non andare a prendere mia sorella per il semplice fatto che ho perso l'autobus. E oh mio Dio, la ramanzina che mi hanno fatto, ragazzi. Cioè, non ho avuto... Non avevo ramanzine del genere da... Cioè, l'ultima volta che ho avuto una ramanzina del genere sarà stata a 5 anni. Ma anche di meno. Ma non dai miei genitori, cioè da perfetti sconosciuti, che quindi è una cosa ancora più irrispettosa, secondo me. No. Nope. Che cazzo... Ragazzi, ve lo giuro, prima o poi ce la faccio. Allora. No, non ce la faccio, perché volevo fare... devo riprendere la mano con Ellsworth. Ah, missione compiuta, quindi se vogliamo possiamo uscire dal dungeon. E dato che il dungeon ormai l'avreste visto un casino di volte, faccio così. Se permette, esc. Boom, fuori. Il problema è che vi si danneggia un po' il... È a livello 20 è già tutta sta roba. Poco sciopona, mi dicono, giusto poco. Ma poco, ma proprio poco. Happy Hour. Più 25 EC per ogni acquisto dalle 00 alle 24 del 23 gennaio 2015. 24 ore. Ho forgiato tutte queste armi. Perché appunto, come potete vedere, devo pagare un bel po' per riparare gli item. No, non così. E se andiamo tipo su vendi, vedete già che sono un po' di meno in confronto a prima. Allora, terminiamo subito la quest, che dovrebbe essere l'ultimo, se non mi sbaglio. Grazie mille. I cittadini rapiti sono tornati sani e salvi dalle loro famiglie e sono tutti felici. Come scusa, hai visto dei Nasod? Pensavo che non ce ne fossero più sul continente. Eve. Lord Rob ha condotto delle ricerche sui Nasod. Ecco, tu lo sapevi? È stato molto tempo fa. È venuto da me con dei pezzi di ricambio, Nasod, e mi ha fatto delle domande. Non so dove avesse preso quel materiale, e non sono stata in grado di dargli molte informazioni, però gli ho dato diversi documenti. Usa i soldi delle tasse per condurre ricerche sui Nasod e incarica i banditi di rubare frammenti di Elder. Di Eldrit. Per nascondere tutto ciò, Ellie proibisce l'ingresso al castello, ma ora è stato smascherato. Il caro Lord Imbrogli e i suoi sudditi va punito per questo. A quanto pare, l'Eldrid si trova nel cuore del castello. Spero proprio che questa volta riusciremo a trovarlo. Quindi sì, stavolta... Final Destination, Fox Only, no items. Oh mio Dio, mi sono accorto adesso di qua. Cioè, già la battuta che ho fatto era così così, ma mi sono accorto adesso quanto fa ancora più schifo perché c'è l'evento di dell'Asura che è collegato a una volpe, mamma mia. Le casualità della vita. Ah, ma io prima di andare qui, che sto facendo? Sono senza pozioni per ricaricare il mio mana. Quindi, ecco. È questo quello che cerchi? La voce è più profonda di quel che credevo, di quel che ricordavo. Devo modificare la echo che mi sono fatta su Tomodachi Life. Crafting, ecco. Allora. Dammi tutto, baby. Anche qua, dammi tutto, baby. Soltanto 10, vabbè. Con quella che ho sono 11, che è... 11 è il numero perfetto, quindi scialla. Beni di consumo. Più 10 qui. Più 10 qua. Organizziamo. E l'esperto. Via. Ma tanto non troveremo nessuno, quindi fuck it. Facciamo direttamente via con i membri attuali. Non ho più pazienza. Cos'è sta roba? Si parte. E stavolta, Ellsworth, fammi le combo. Vabbè, stavolta sì, ammetto di aver sbagliato. Stavolta no. Stavolta, adesso...
Ah, quella che avete appena visto è una skill che ha l'Asura, quindi sì. È come se avessero una piccola Asura nel gruppo. È due volte che devo andare. E stavolta ne ho premuto tre. Allora, ne ho premuto tre volte, non ne ho premuto tre. Quello non è italiano, quello è marocchino. Che tipo, nella mia classe c'è una ragazza che, beh, non è che parla tutto sto granché, sia l'italiano che l'inglese. E in pratica, cioè, arriva un mio amico, dopo che ha sbagliato diverse parole, arriva così, tipo, la professoressa chiede cosa succede, arriva lui, she speak marocchino! E tipo mi sono messo a ridere un gran bel poli. Ovviamente l'abbiamo fatto per scherzare, non è che... Anche lei si è messa a ridere, quindi... Non venitemi sotto a scrivere, non fate i razzisti, perché... Perché vi tiro qualche schiaffo in padella... Morici. E anche te. Se non c'era il piano sopra! Per questo voglio la Final Destination! È l'unico motivo per cui gioco Omega su Smash Bros. Perché se lanci così in aria, sei sicuro di colpirli. Perché non ci sono quei cosi lì, anche se su Azure ti fanno andare più rapido. Boom! Ci diamo intanto questi qui che attaccano da lontano. E danno piuttosto... Ah, non attaccano da lontano. Vabbè, è morito comunque. Io volevo fare... sto giocando un po' meglio, però sto rimanendo zitto. Quindi questo non va bene. Devo diventare un pro... Così tanto pro da riuscire a parlare mentre sono concentrato. Ci vuoi morire invece che fare... Oddio. Ho fatto cadere le mie cuffie. Ho quasi fatto cadere le mie cuffie. Le mie bellissime cuffiex. Volete morire? Aura della distruzione, giusto in tempo. Ah! Sono giusto in tempo per vedere giusto in tempo. So funny. Moriteci. Muorici. Apriamo sta cosa, tanto non ho bisogno di prendere la roba, quindi giù. Ah, però non mi prende le pietre. Io t'ho giusto colpito un po'. Non so, hai una spada enorme che ti ha crafitto. Avrei dovuto... muoviti. Bam! Dai, dai, dai. Stavolta faccio la combo. No, perché... Ha attivato... La merda. Carte. Siamo già arrivati. Ma non era esperto. Ho scelto esperto, vero? Ragazzi, vi prego, ditemi che ho scelto esperto. Vi prego. Dalla parte opposta, altrimenti questi mi rompono. E dai, continuiamo a premere la skill sbagliata. No, 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 niente missili, niente missili. I don't like missili. Giù. Ah. Chi è? Perché io sento cose strane fuori da camera, fuori da casa mia? Che poi... Fosse stato soltanto adesso, ma anche mentre facevo la doccia. E che palle con sti missili. E... Pro... Ellsworth. È un dannati...
È un dannatissimo robot, non è un Azot, quindi puoi perfettamente distruggerlo. Bam bam. No. All'ultimo. Va bene. Ah, non è ancora abbastanza. Vabbè, lava nel vento. E moriteci. È rimasto con uno di vita. E non ho preso un singolo ingranaggio. Me ne manca uno. Ti odio. Non è bastato nemmeno come riscaldare. Magari. Devo rifarlo. Che palle. Che palle, devo rifarlo. Va bene, a sto punto faccio così. Vi risparmio la solfa, faccio... Sono salito di livello o no? Faccio giusto così. Anzi, così. Perché sì. Entro nel dungeon, chiudo il coso, quindi... Ci vediamo tra... pochissimo.